Eccoci qua per una nuova puntata di Il mio viaggio a New York. Oggi siamo venuti ad incontrare uno dei pizzaioli, delle pizzerie più importanti di Manhattan, è San Matteo, la pizzeria di Ciro e Fabio Casella. Come vedete si trova qui all'angolo della 90esima e della Second Avenue. Siamo a pochi passi dal Central Park. E Ciro è famoso soprattutto per aver importato una specialità campana qui a New York, che sono i panuozzi. Adesso entriamo e andiamo a salutarlo. Eccoci qua. Dov'è Ciro? Ah, ecco. Ciao Ciro, come stai? Ciao Ciro. Tutto bene? Allora, da quanto tempo? Da un po' di tempo che non ci vediamo. Quanto è l'ultima volta che ci siamo... Anzi, quanto è la prima volta che ci siamo visti? Forse siamo 3 anni fa. 3 anni fa, c'eravamo aperti il locale. Sì. Poi sei venuto anche al locale nuovo, il Salumaio, ti ricordi? Sì, il Salumaio. C'è stato un tuo articolo. Bellissimo. E siamo qua e niente, come ogni anno abbiamo preso le nostre recensioni. Guardiamo qui le recensioni che ogni anno prende, anche perché... La Michelin ci dà sempre soddisfazione, quest'anno ha raddoppiato punteggio, e anche Zagat, che ci affermiamo nei primi locali di New York. E adesso c'è una novità, voglio presentare la novità che abbiamo. Ciao, come va? Tutto bene, grazie. E poi Imma. Ciao Imma. È la nostra mascotte che è appena arrivata. È vero Imma. Di dove sei tu? Di Napoli. Ti piace? Da quanto tempo è che fai la pizza? Da 10 anni, ero piccola. Come ti è venuta la passione? È in famiglia, siamo tutti. Facciamo accomodare. Eccoci qua. La particolarità di questo locale è che, anche se un po' nascosto, c'è una piccola sorpresa per tutti i salernitani. Vogliamo mostrarla? Noi abbiamo il santo, il nostro San Matteo, perché Salerno l'abbiamo portata a New York, lo possiamo dire, perché ognuno di noi porta sempre la propria città. La propria città, le proprie origini, il proprio cuore. Esatto, noi abbracciamo la provincia di Salerno. Chiaramente siamo campani e noi amiamo la Campania. E chiaramente Salerno con i vari calendari. Quest'opera è stata fatta a vetri, famosa per le ceramiche. Siamo legati a questo santo che... Ciro, ma dici la verità, come hai fatto a far innamorare gli americani della tua pizza e del panuozzo? Ma guarda, non abbiamo inventato niente, abbiamo portato solo un po' delle nostre tradizioni qua. Il nostro amore per il lavoro. Il nostro parlare italiano, perché tu mi conosci, sono 5 anni che sono qua, il mio inglese è impeccabile. E niente, la passione per il lavoro e stiamo crescendo bene. Benissimo, adesso andiamo a vedere un poco. Sì, noi ci facciamo preparare un bel panuozzo, che è la Perfetto. Nostra specialità. Dopo una bella pizza. La c'è anche lo stemma della Salernitana. Siamo legati alla nostra città, alla nostra squadra, speriamo che quest'anno ci dia soddisfazione, però ci sono tutti i presupposti. Perfetto, adesso tra un po' vediamo come prepara la pizza e il panuozzo. Eccoci qua. Questo è il favoloso panuozzo. Come si chiama questo? Questo è il panuozzo di Bartolomei. All'interno viene farcito con porchetta, mozzarella e all'uscita della Adesso pizza. Vediamo allora la preparazione di questa specialità campana, che è tra le più prelibate che si possa trovare qui a Manhattan. Questa che pancetta è? Questa è porchetta. Porchetta, sì. Questo qua è il nostro... Spiegaci un poco. Questo qua è il nostro... Tutto viene cotto al momento, il panuozzo. Il panuozzo è una specialità campana, ma è della zona di Gragnano, famoso per il panuozzo. Il San Matteo è stato famoso a portarlo a New York e crederci. La porchetta viene da Riccia, nella zona di Roma, con la mozzarella, in uscita viene condito con la rucola. Questa è una storia particolare perché è stata dedicata ad Agostino di Bartolomei, che è stato un capitano di tutte le squadre di Serie A, un esempio di calcio, un esempio di sport. È stato colui che ci ha regalato la Serie B per la prima volta per noi della nostra età dopo 25 anni. È stato un omaggio a un grande dello sport.
Adesso si mette nel forno e poi sarà. Sì. Dai, una cottura lenta. Perfetto. Ora margherita. Ed ecco qui come si prepara una pizza newyorkese, salernitana, napoletana, con ingredienti di prima qualità. Sempre appassionante vedere come, quali sono i segreti dei pizzaioli. Ognuno ha una sua maniera di prepararla, di condirla. Eccola. E la mettiamo lì nel forno. Ecco qui. Adesso dobbiamo solo aspettare che siano cotti sia il panuozzo che la pizza e poi saremo pronti per provarlo. Ecco qui, adesso possiamo vedere il momento principale della preparazione, che è quando si caccia dal forno. Come potete vedere, la pizza sembra proprio uscita da cucine campane. È difficile trovare una pizza così fuori dalla Campania, fuori da Salerno, fuori da Napoli. Invece il miracolo avviene. Ecco qua, adesso il panuozzo è pronto? Sì, giusto un minuto. Ok, adesso ripetiamo anche il panuozzo. Ecco qua. Perfetto. Ci osservi con sguardo. No, è sempre un'emozione quando escono questi prodotti. Sono poi 5 anni che abbiamo fatto un bel lavoro qua. Questo è il nostro panuozzo di Bertolini. È uguale. Eccolo qua. Tutto quello che viene cucinato al San Matteo è tutto nel forno a legno. Tutto nel forno a legno. E i prodotti? I prodotti, noi la bufala la importiamo noi dall'Italia e selezioniamo i migliori prodotti a New York. Bellissimo, bellissimo. Eccoci qua, siamo con Imma e adesso la riprendiamo con la maestria con cui apre e stende la pizza. Non è molto comune vedere una ragazza fare questo lavoro, quindi ci fa anche piacere poter riprendere questa particolarità. Esportiamo nuovi mestieri femminili a New York. Ecco qui, che pizza stai facendo, Imma? Una diavola. Una diavola, semplicissima, sì. E sempre gustosa. È incredibile la velocità con cui si riesce a preparare la pizza. Ciro, come l'hai scoperta, Imma? Dici... Ma l'ho scoperta a Salerno tramite un amico. E voilà. Pizza è iniziata a collaborare con noi e speriamo che rimane, si fa una grande esperienza a New York. A fianco a Daniele può avere solo dei grandi insegnamenti e può diventare ancora più forte di quello che è. Adesso proviamo. Eccoci qua, la pizza è voilà. La pizza di Imma è una soddisfazione, ogni pizza. Passione, radici, cuore, tutto. Questa è una pizza, è la nostra diavola, pomodoro San Marzano, mozzarella e salame piccante. Bellissima, bellissima. A noi piacciono le cose semplici, le vecchie tradizioni. Chi invece voglia qualcosa di più leggero, abbiamo una bellissima insalata. Come è fatta? Questa qua è una base di insalata di rucola, formaggio caprino, pomodorini, pinoli e condito di olio e aceto balsamico. Tu cosa preferisci, la pizza o l'insalata? Dici la verità. La pizza. E tra panuozzo e pizza? Entrambi, tutti e due. Risposta diplomatica. Ciro, vieni, eccoci qua. Cosa mi vuoi far vedere? È l'ultimo regalo che ci hanno, abbiamo avuto questo premio quest'anno tramite Francesco Panella, Brooklyn Man, Gambero Rosso. Una recensione del San Matteo, l'unico locale italiano nelle recensioni di questo libro, e ci presenta in quattro pagine
il suo commento positivo del nostro locale. E allora, già che ci siamo, vuoi dirci la novità di cui... La novità quest'anno è una nuova apertura. Apriremo il nuovo San Matteo. Scusami che non sorrido mai, ma io sorrido sempre. Sorridi dentro, un sorriso. Apriremo in 3 mesi, massimo 3 mesi, 3-4 mesi, una nuova apertura. Sarà sull'81 e Seconda Avenue, un locale situato su 2 piani. E la forza di questo locale sarà sempre regina alla pizza e il panuzzo, i nostri antipasti, qualunque cosa sia cucinata nel forno a legna. In più avremo la cucina del salumaio, che è stata recensita anche quest'anno dalla Michelin. E apriremo anche con i super alcolici. Sarà un locale sia nel mangiare un ottimo prodotto, sia come dopo serata. E sarà il nostro regalo per il 2015 alla città. Bisogna venire in estate a vederlo, no? Locale nel suo genere come pizzeria è una novità. Il locale fa angolo, avremo i tavolini fuori, un locale basato su 75 persone, sarà una bella scommessa per noi. E la gente, i giornali, le riviste cercavano questo, una nuova apertura, perché non possiamo mantenere tutte le persone che ci vengono a trovare qua, e ci sono tutti i presupposti. Con la squadra che abbiamo noi, con un grande gruppo e con un grande affiatamento, ci sono tutti i presupposti per avere un altro successo. Per fare un'altra grande esperienza. Un'altra grande avventura. Bene. Sarà la nostra avventura del 2015. Bene, bellissima notizia allora per chi viene in estate. Eccomi qua, adesso sarò io il fortunatissimo che assaggerà il panuozzo di Bartolomeo. Questo panuozzo che stai mangiando è stata la prima recensione della Michelin del 2012. Buonissimo, davvero eccezionale. Accompagnata da una birra Moretti. Ovvio, no? Davvero favoloso questo panuozzo. Quando lo metti? Avrebbe voglia di mangiarselo ogni giorno. Eccoci qua. Per finire il nostro incontro. Ah, mamma mia, che bello. Un bel caffè, un nostro caffè, dove l'ultima recensione di Zagat del 2015 ci ha premiato come uno dei migliori caffè a New York. Essendo una pizzeria, essere riconosciuto oltre ai nostri prodotti al forno, oltre al panuzzo, oltre alla pizza e oltre al servizio. Allora ci vuoi dire questo caffè, siamo in procinto di aprire, ecco, per settembre delle caffetterie San Matteo, dove proporremo il nostro caffè e dove gli americani potranno gustare un ottimo caffè fatto da campani. Colgo l'occasione per salutare tutte le pizzerie napoletane a New York, tutti i nostri amici, che in questo mondo facciamo tutti tanti sacrifici per portare il nostro prodotto in America, e sono contento delle nuove aperture a New York e rinnovo i saluti ai nostri amici di tutte le pizzerie di New York. Benissimo, allora con questo espresso napoletano ci salutiamo, ci vediamo nella prossima puntata e sottoscrivetevi al canale. E un'altra cosa vorrei dire, vi invito tutti per fine giugno alla nuova apertura del San Matteo, che si trova sull'81 e Seconda Avenue. Ciao Ciro. Ragazzi, grazie.